Una festa dal sapore antico, quella che si è svolta a Careggine domenica scorsa, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Monte Sumbra, con lo scopo di promuovere e far conoscere aspetti del piccolo comune garfagnino forse sconosciuti ai tanti. E allora, per apprezzare le bontà gastronomiche e la storia di quest'antico borgo, sono arrivati in tantissimi. Alcuni hanno scelto il cavallo come mezzo anche ecologico per giungere a Careggine, altri con bus turistici con gite organizzate. E a fare gli onori di casa, anche in versione guida turistica, il primo cittadino Mario Puppa. Sì, assolutamente, con molto piacere. Abbiamo avuto la visita di persone che vengono da Sinalunga, Siena, e due pullman che hanno scelto Careggine come meta della loro visita in Garfagnana, proprio perché abbiamo la festa della castagna. Quindi il mio compito oggi è quello di accompagnarli e raccontargli un po' la storia del nostro paese e del nostro territorio. La giornata si è aperta al mattino con le escursioni tra i castagneti per conoscere le specie di castagne locali e come venivano e vengono seccate ancora oggi. E poi tutti a pranzo con la tradizionale polenta di Neccio fatta con la farina di un anno e ossi di maiale in salamoia bolliti per alcune ore e serviti con la polenta dolce. Questo è un piatto invernale della tradizione garfagnina, ma molto apprezzato anche nel periodo dell'autunno. Nel pomeriggio, nel cuore del paese, nella piazza principale, ha preso forma la tradizionale castagnata. È stato possibile mangiare mondine, necci, frittelle e castagnaccio e osservare la mostra delle tante varietà di castagne coltivate in Garfagnana e l'interessante mostra micologica a cura del gruppo micologico Camaiorese.